È Rosalia che racconta un episodio toccato a lei. Qui c'è un prete come quello di prima, abbastanza laido e birichino, pur essendo vecchio, 80 anni, ma aveva ancora certi appetiti. È caratteristico questo sonetto perché anche, mi ha fatto capire, mi ha fatto vedere che anche a Roma, come in Lomellina, c'è il gioco di parole, il doppio significato di prete, inteso come sacerdote, ma anche come quel trabicolo, gli altri si giù, non si no, ma il prete che si metteva sotto le coperte per contenere la scaldina con le braci. No, cadrega è tutta un'altra roba. La scaldena, o scalden, se era quello chiuso. Ecco, anche qui la fantasia popolare è piuttosto maliziosa, ci ha messo del suo, perché vedendo questo trabiccolo sotto le coperte, chissà perché è venuto in mente che ci fosse lì un prete a fare che cosa, poi io non lo so, però anche a Roma c'è questo questo doppio significato e il Belli ci gioca, come pure il prete che sono io. Al pre, ieri ganudami Don Benedetto per far rammendare quattro pianeti. E vadendo un rialzo dal letto, ma di sposa, qua che ci tenete? Meglio risposta che gava al prete per non star lì a rubar scaldaletto. Lui allora la dì. E se volete, son prete pure io. Sto indiscreto. Te capì? Al sur priviega d'vutantan che stu mien calgava e che coscienza col suo cinton e con tutti i suoi malani. Ma che c'è sicuro? E schifenza si che cerchè la brugna che fai ad anno che non voglio da far peccare penitenza.